Abbiamo detto che la libertà è l'organo della volontà e libertà nella sua formulazione più estrema vuol dire fare ciò che si vuole. Nell'altra formulazione altrettanto estrema vuol dire, si traduce nella frase la mia libertà inizia quando finisce quella altrui, e in realtà forse queste due fasi estreme sono entrambe in un certo senso sbagliate, non lo so, ma è quello che cercheremo di scoprire oggi. Quindi mettiti comodo, buttami un bel like e nosotros ci vediamo dall'altra parte. La questione della libertà è una questione squisitamente politica, prima che etica, poi anche etica, però innanzitutto politica. E infatti la miglior risposta, che andremo a vedere tra poco, ce la dà il miglior pensatore politico dell'età moderna, Thomas Hobbes. Però, cosa diceva Thomas Hobbes? Dobbiamo arrivarci piano piano a cosa diceva Thomas Hobbes. Dunque, come è arrivato il pensiero occidentale fino al pensiero di Hobbes? La domanda più importante che ci siamo posti nelle scorse puntate riguarda il fatto che la morale possa esistere o meno senza un determinato modello escatologico. Se la vita ha senso, esiste il bene e il male. Se la vita non ha senso, continua ad esistere il bene e il male? Se Dio è morto, tutto è lecito? La morale può reggersi in piedi da sola? Queste sono le domande che ci facciamo oggi, e sono le domande che ci facciamo oggi perché in generale siamo molto disillusi sul fatto che la vita abbia un senso. Noi oggi crediamo che la vita un senso non ce l'abbia, ma non è stato sempre così. Anzi, nei secoli passati possiamo dire che era scontato l'opposto: la vita ha un senso, e quindi se ha un senso è scontato che il bene e il male esista, ed è scontato che il bene vuol dire avvicinarsi alla realizzazione di questo senso, il male vuol dire allontanarsene, in teoria. Poi in pratica, ripeto, non è mai stato così netto, però in teoria la politica è figlia della morale, e la morale è a sua volta figlia dell'escatologia. C'è un regno dei cieli e un regno della terra, e il regno della terra deve essere figlio del regno dei cieli, tant'è vero che il re dei cieli investe il re della terra. Ripeto, questo in teoria, poi lungo i secoli ci sono stati sicuramente papi, imperatori che non ci hanno creduto nemmeno loro a questa cosa. Comunque, ponendo pure che per un certo periodo storico tutti ci abbiano creduto, a un certo punto con la modernità questo giocattolo si rompe. Potere temporale e potere spirituale non si sedettero mai più allo stesso tavolo, e non sedendosi più allo stesso tavolo, a questo punto la domanda era in che rapporto dovevano essere tra loro questi due ex amici che però oggi non si sedono più allo stesso tavolo. E i primi modelli sono, cioè i primi modelli, è un dibattito che è sempre stato aperto anche in pieno Medioevo, il rapporto tra potere spirituale e potere temporale, però i primi modelli moderni sono quelli di Dante e di Marsilio da Padova, che spesso infatti non a caso vengono messi in dicotomia. Actung, tra l'umiliazione di Canossa e la pubblicazione da parte di Dante del trattato sulla monarchia, ci ballano quasi tre secoli, e questo per far capire poi come è moscia la nottola di Minerva e come ci si mette tempo a metabolizzare questi grandi dilemmi. Comunque, prima grande panoramia: Dante contro Marsilio da Padova. La si usa generalmente per far capire come Dante nel trattato sulla monarchia sia ancora un uomo medievale, però poi in realtà è come se arrivassero entrambi alla stessa conclusione, perché per Dante potere spirituale e potere temporale devono agire ognuno nella propria giurisdizione. È necessario un imperatore che unisca tutta Europa, e questo imperatore deve al Papa la stessa devozione che un figlio deve al padre. Quindi insomma, questo viene detto appunto per far capire il Dante che è un uomo del Rinascimento, ma fondamentalmente un uomo ancora carico di questioni medievali, da potere temporale che deve al potere spirituale la stessa devozione di un padre e un figlio, appunto nell'esempio. E invece appena 20 anni dopo, Marsilio da Padova sostiene che il potere dell'imperatore non dipende dal potere divino, quindi non c'è più una politica figlia della morale, a sua volta figlia dell'escatologia, come era ancora in Dante. Ma appena 20 anni dopo Dante, Marsilio da Padova se ne esce col Defensor Pacis e dice che il potere dell'imperatore non dipende dal potere divino. Ciò implica essenzialmente due cose: uno, che l'imperatore o il sovrano che sia al Papa non deve proprio niente, ma da un lato questa buona notizia per il sovrano, cattiva notizia per il sovrano, è che il suo potere non dipende da Dio, l'abbiamo visto nel primo punto, ma soprattutto che la politica deve essere svincolata dal modello escatologico. Poi calcoliamo che all'epoca di Marsilio da Padova il modello escatologico cristiano era l'unico che conosceva l'Occidente, c'era anche quello islamico, ma insomma un buon occidentale, l'unico modello escatologico che conosceva era quello cristiano, insomma.
Quindi visione classica, politica figlia della morale, morale a sua volta figlia dell'escatologia. Marsilio da Padova svincola la politica dal gruppone morale escatologia. Machiavelli poi svincolerà la politica non solo principalmente dall'escatologia, ma anche principalmente dalla morale. Il più grande pensatore politico dell'umanesimo e del Rinascimento ritiene ha il grande merito di aver svincolato la politica dalla morale. Machiavelli è considerato il padre del pensiero politico ed egli sostiene che il sovrano, al fine di continuare a esercitare il proprio potere, può anche fare ricorso a strumenti immorali. Il fine giustifica i mezzi, no? È la frase che ci è rimasta. L'aggettivo machiavellico è tutt'oggi dispregiativo, è machiavellico colui che fa marchingio i magheggi loschi pur di rimanere al potere, una persona diciamo corrotta al potere, questo vuol dire machiavellico oggi. Il termine, ripeto, è ancora dispregiativo. In realtà però Machiavelli nel suo trattato, nel suo pensiero, è sottointeso che questi fini loschi il sovrano li debba utilizzare comunque allo scopo del bene di tutti. Non c'è ancora quell'idea grillina di egoismo del sovrano, e stiamo ancora a quell'idea greca, se vogliamo, in fondo, di sovrano che è sottointeso che faccia il bene del suo popolo. Quindi insomma, machiavellico oggi è un termine dispregiativo, ma non è così scontata la cosa. A sto punto con Machiavelli stiamo già al se Dio è morto tutto è lecito, ma neanche per sogno. Lungo tutta l'età moderna Dio non è mica morto. Certo, non è più il Dio del tempo escatologico del Medioevo, non è più il Dio dei cristiani della prima ora, ma è un Dio onnisciente, più onnipotente, è un Dio orologiaio, è addirittura ridotto nella forma più lite una causa prima, però Dio resta. Lungo tutta l'età moderna Dio resta. Però la vera sfida della modernità resta quella di un uomo che si regge in piedi da solo. Ne ho parlato in questo video, fatelo a spizzare. La sfida dell'età moderna è quella di un uomo che si riesca a reggere in piedi da solo, che si regga in piedi da solo. E oggi in realtà noi, con dato i tempi che viviamo, dato l'avvento dei maestri del sospetto, a noi ci sembra inconcepibile un uomo che si regga in piedi da solo e contemporaneamente l'esistenza di Dio. In realtà è proprio questo il sogno dell'età moderna. E mentre assunti rivoluzioni scientifiche, politiche e compagnia cantante, si prova a seguire questo sogno, i pensatori politici si chiedevano già ai tempi di Marsilio da Padova, abbiamo detto che la politica deve essere svincolata da quel blocco etica-morale, con Machiavelli addirittura il fine giustifica i mezzi, quindi il sovrano è giustificato nel pur di mantenere il potere, sottointeso per continuare a fare il bene del suo popolo, ma pur di mantenere il potere è autorizzato, diciamo, a fare le azioni pollosche. A un certo punto dell'età moderna, seguendo questo sogno dell'uomo che si regge in piedi da solo, escono altri modelli, escono nuovi modelli, e ci si parla, stiamo all'umanesimo, l'oggetto dello studio è l'uomo, e l'uomo, lo stare in società dell'uomo, il discorso sociale dell'uomo riguarda principalmente il discorso che facevamo all'inizio, la libertà. C'è una fittissima discussione sulla libertà lungo l'umanesimo, appunto perché l'umanesimo mette l'uomo al centro, ma poi ci si chiede anche domande esclusivamente politiche: che cos'è che legittima la sovranità del sovrano, come si esprime la volontà del popolo, e lo ripeto ancora una volta, la questione della libertà. Allora, che cos'è la libertà? La libertà è l'organo della volontà. Dicevamo nella scorsa puntata, così come i polmoni sono l'organo della respirazione, ciò che ci serve per respirare, la libertà è l'organo della volontà, è ciò che ci serve per mettere in atto la volontà. In società, io che cos'è che posso fare? Posso fare tutto ciò che voglio? No, io posso fare ciò che voglio a patto che sia libero di farlo. C'è un flusso magmatico continuo che è la volontà, e laddove questo flusso viene interrotto da una diga, là non c'è libertà. Quando invece questo flusso, la parte di questo flusso che può andare avanti, è la parte della libertà, è la parte che sono libero di fare. A me piace immaginarmela come un otturatore di una reflex. La volontà è la luce che entra nell'otturatore, quanto è aperto e quanto è chiuso l'otturatore, quello sarà insomma la quantità di libertà che abbiamo a disposizione. Quindi c'è questo flusso di volontà, c'è una diga, una volontà non possibile, invece c'è una volontà possibile che noi chiamiamo libertà. Ma perché ci sono cose che io sono libero di fare e cose che io non sono libero di fare? Allora, mettiamo caso che io sia calvo, no? Mettiamo caso che io sia calvo e che voglio che mi crescano i capelli.
i capelli non mi crescono. Io non è che sono non libero di farmi crescere i capelli, semplicemente non è che non è libertà, è non possibilità, non c'è la possibilità, è un limite tra virgolette naturale. Parliamo invece di quelli, di quelle dighe messe alla volontà che dipendono dalla comparsa dell'altro, dal fatto che non ci sono solo io, non sto solo io allo stato di natura su un'isola deserta, ma sto insieme in società, sto insieme all'altro. Quindi la comparsa dell'altro è di per sé mancanza di libertà, e quello che si occupa di fare il pensiero politico è preoccuparsi di, o almeno quello che ci preoccuperemo di fare in questa puntata, è vedere quelle specifiche dighe alzate non dal fatto che io sono calvo, voglio farmi crescere i capelli, ma dalla comparsa dell'altro. Quelle specifiche dighe che rendono la volontà non possibile, quindi la non libertà, determinata dalla comparsa dell'altro. È quello che stiamo facendo oggi, insomma, è quello che fanno i pensatori dell'età moderna. Perché la volontà ha bisogno di questo otturatore della reflex, ragione per cui alcune cose le vogliamo e siamo liberi di farle e altre cose le vogliamo ma non siamo liberi di farle? Thomas Hobbes, come dicevamo all'inizio del video, è chiaro: l'uomo è lupo per l'altro uomo. La natura, lo spirito di conservazione, porta inevitabilmente l'uomo a compiere azioni egoistiche. Quindi in questa situazione dove ognuno di noi fa azioni egoistiche, qual è il bene più prezioso? La sicurezza. In nome della sicurezza, ogni membro della società mette questo suo otturatore davanti alla volontà e dice: ok, sono disposto a cedere in nome della sicurezza di tutti una parte di mia volontà. Una parte di mia volontà non sarà soddisfatta, non sarà libero di farlo in nome della sicurezza di tutti. Quindi in nome della sicurezza di tutti io chiudo l'otturatore, chiudo un po' di più l'otturatore e la parte di luce riflessa la cedo allo Stato. E lo Stato, prendendo, sembra l'energia sferica di Goku, ma è così, prendendo ognuno la parte di non volontà, la parte di non libertà, scusate, non volontà, no, non di non volontà, la parte di non libertà, agglutinando in sé la parte di non libertà che ciascuno di noi riceve dallo Stato, diventa uno Stato forte che garantisce la sicurezza a tutti, un Lievitano, che è un mostro biblico, il mostro biblico più potente di tutti, anche più potente di Majin Buu. Questo è il modello di Hobbes, ma il modello di Hobbes viene spesso messo in dicotomia con il modello di Spinoza, sicuramente. Insomma, ogni volta che si studia Hobbes non si può non studiare anche Spinoza e il pensiero politico di Spinoza. Secondo Spinoza, il fine dello Stato è garantire la massima libertà ai propri sudditi. Uno Stato che diventasse lievitano sarebbe un antistato, una tirannia. Attenzione, Spinoza non è scemo, lui sa benissimo che in nome dello spirito di conservazione gli esseri umani fanno delle azioni tendenzialmente egoistiche. Lui sa benissimo che allo stato di natura uomo e uomo si scannano per una mela. Ecco, ma no, appena si guardano in mezzo alla strada non ti saluta, pa 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 pa, mazza! Ma riconosce che accanto a questo c'è uno spirito, una tendenza all'unione degli esseri umani. C'è una tendenza a scambiarsi bene i bisogni, a riconoscere che l'uomo da solo non può vivere. E questi esseri umani, nell'atto di aggregarsi in società, nell'atto di passare dallo stato di natura allo stato civile, alla società civile, alzanosi una diga, ma una diga che in fondo è come se non esistesse, perché ci viene naturale non fare delle cose che possono ad esempio ledere l'altro. Cioè, i limiti della volontà che stanno in natura sono dei limiti che l'uomo riconosce naturalmente, quindi non li supera naturalmente, senza che gli pesi questa diga alzata, come invece sosteneva Hobbes. Soprattutto perché l'essere umano riconosce che alzare questa diga, che non gli pesa nemmeno, ma alzare questa diga è preferibile sia alla tirannia, allo stato assoluto, che è la peggiore delle cose, insomma, sia però al rischio di non stare in sicurezza, alla pericolosità dello stato di natura. Insomma, raga, se per Hobbes il bene da tutelare a tutti i costi è la sicurezza, per Spinoza lo dice con una certa leggerezza, nel senso una mentalità più leggera, anche perché non ha vissuto il periodo delle guerre di religione, o meglio non le ha vissute direttamente sulla propria pelle come le ha vissute Hobbes. Dicevamo, per Spinoza non è la sicurezza il bene massimo da perseguire, ma è la libertà, e questa cosa poi la vedremo nella prossima puntata, anche quando andremo a vedere Hobbes. Quindi, ricapitolando, la libertà è l'organo della volontà,
entrare in contatto con l'altro, entrare in civiltà, passare dallo stato di natura alla civiltà, vuol dire alzare una diga di fronte alla volontà. La parte di acqua che continua a scorrere al di sopra della diga, quella è la libertà. Perché alziamo questa diga? Secondo i due modelli più importanti della storia moderna, secondo appunto Hobbes, la alziamo per tutelarci per il nostro bisogno di sicurezza e di autoconservazione. Secondo Spinoza la alziamo perché ci viene naturale, perché in fondo è come se non l'alzassimo, e proprio, anzi la alziamo proprio per tutelare la nostra libertà in fondo. Ma oggi invece che risposta possiamo darci? Come possiamo barcamenarci tra i due estremi? Libertà vuol dire fare quello che si vuole, se già c'è una limitazione già non è più libertà, e la mia libertà finisce quando inizia quell'altro. Come ci barcameniamo da questi due estremi? Piano piano ci arriveremo nelle prossime puntate. Vi do un piccolo spoiler: la risposta ottimista è responsabilità, la risposta pessimista è governabilità, però questo lo andremo a vedere più avanti. Nella prossima puntata vedremo altri due modelli, sempre diciamo del periodo dell'età moderna, non ancora contemporanea, quindi dobbiamo ancora aspettare un po' di tempo prima di risponderci oggi perché alziamo la diga. Però tu accendi la campanella per non perderti, naturalmente fammi sapere i tuoi commenti, se questo video ti è piaciuto ti invito a condividerlo, e noi ci vediamo prestissimo. Besos, ciao, muah.